Buon pomeriggio. Io sono una specie di... Eh, parlo d'arte, parlo d'altro rispetto a quello che si è eh, detto oggi. Eh, si è parlato di eh, start-up, di volani, di invenzioni eh, che possono eh, farci vedere il, il domani. Già un po' oggi. Quello di cui vi parlo io è effettivamente sta dentro questo contenitore, anche se su un eh, piano mh, lievemente diverso, meno pragmatico. Io non sono un imprenditore, io eh, insegno eh, a, prima all'Accademia di Belle Arti, poi all'Università di Bologna Arte eh, contemporanea mh, e sono stata per eh, dieci anni il direttore di una fiera d'arte moderna e contemporanea, una fiera internazionale, eh, che è stata la più, importan che è la più importante d'Italia ed è stata anche una delle, mh, a detta di un sito importante americano, una delle prime sei del mondo, si chiama Arte Fiera. Eh, la mia prima eh, immagine si chiama così. Eh, potevo farlo anch'io. Eh, ho rubato questo eh, titolo da prima un libro e poi una trasmissione su Sky, come vedete di un critico e curatore italiano molto conosciuto anche all'estero, che si chiama Francesco Bonami che ha intitolato eh, una trasmissione e appunto un, un, un saggio su eh, questo tema, lo potevo fare anch'io, che è una frase che chi si occupa d'arte contemporanea sia da, da, da fruitore che da presentatore si è sentito dire diecimila eh, volte, lo potevo fare, questo lo potevo fare anch'io. Eh, ed è una frase che al di là del, 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 del senso anche magari un po' corrente un po' banale, nasconde però una concezione, eh, un pregiudizio molto forte nei confronti dell'arte contemporanea, eh, che, eh, che è questo, rispetto all'arte antica, eh, per l'arte contemporanea non è necessario avere delle competenze tecniche, delle abilità tecniche, chiunque può fare qualsiasi cosa, tanto che lo potevo fare anch'io che non sono artista, parentesi lì, poteva esserci che non sono un artista. Eh, quindi che l'arte contemporanea sia così un po' una specie di eh, campo mh, rinchiuso, una, 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 una riserva indiana per un'elite di intellettuali che un po' se la racconta e che dice di capire cose dove non c'è niente da capire, che dice eh, di apprezzare mh, un, un vasetto di fiori che eh, riconosce come altro da un vasetto di fiori, insomma è un ambito considerato per un'elite. Eh, io, eh, come, come mia esperienza personale, eh, avevo studiato ed ero, ero, ero studiosa e insegnavo l'arte eh, fino alla prima metà del Novecento, come mia esperienza. Poi mi è capitato eh, questa eh, curiosa così, avventura nella vita: capitano. Eh, quasi sempre per caso, eh, di eh, essere chiamata dal... Io collaboravo con Arte Fiera, facevo, scrivevo comunicati stampa, portavo in giro quelli che vengono chiamati VIPs, eh, li, li illustravo le opere che c'erano, ma venni chiamata dal presidente di allora di Bologna Fiere, che era eh, Luca Cordero di Montezemolo, il quale mi disse: A me questa fiera piace molto, di fiere importanti in, fondo in Italia c'è solo questa, eh, te la senti di mh, farne una fiera importante internazionale? Io non ho dormito tre notti perché io non avevo mai avuto a che fare col mercato, con le gallerie, con la fiera scrivevo comunicati, ma insomma, lo facevo sempre dall'esterno, non conoscevo il mercato dell'arte, il sistema dell'arte contemporanea. Dopo tre notti ho accettato la scommessa era una sfida eh, lontana dalla, da così, dalle mie abitudini di studio, ho cominciato a, a viaggiare il mondo per vedere com'erano le fiere, com'erano le altre fiere. Poi ho capito, eh, poi ci ho pensato e ho capito una cosa, che le altre fiere si tenevano in luoghi come Madrid, eh, Berlino, eh, Parigi, Londra, New York, Miami, ora Bologna. Era un po' più complicato, cioè è più facile convincere la gente ad andare eh, a fare un weekend in ottobre a, a Parigi piuttosto che venire nei giorni della Candelora, cioè l'ultimo weekend di gennaio a Bologna. E questo è stato un problema che mi sono posta pragmaticamente. Forse un uomo non l'avrebbe fatto, una donna lo fa. Dice, ma chi è che... Io devo, devo dire agli americani che il momento giusto per venire in Italia è gennaio, a Bologna, con la neve, dove l'aeroporto è quasi sempre chiuso. Vabbè. Allora, mh, ho pensato bisogna che io li attiri. È bisogno, perché una fiera, ce ne tante di fiere, quelli dicono, vabbè, quella lì non ci vado perché è scomoda, perché, in un, perché è una stagione sfigata, e non, scusa, insomma, non, non buona. Allora ehm, ho pensato come eh, attirarli. Io ehm, ero. Avevo competenze solo di, di, di storia dell'arte, allora ho pensato: sai come vendiamo questa città che nessuno vende mai. Allora, sto parlando. Io ho cominciato nel 2003. Adesso, con grandissimo piacere, vedo che invece eh, ci sono tanti turisti. Insomma, è molto più eh, frequentata Bologna, ma allora meno. Ho detto: vendiamo la città. Allora sono andata in giro, eh, facevo delle presentazioni, e gli raccontavo delle cose che neanche i bolognesi sanno solitamente, e poi gli dicevo la più antica università del mondo, e poi c'è la Ferrari, poi c'è la Ducati, poi c'è la Lamborghini, poi, insomma gliela vendevo in mille modi. Gli americani erano molto sensibili a questa cosa. E, ehm, e poi gli ho detto, poi a Bologna succede una cosa che in nessun'altra fiera succede, cioè, L'arte la, non è solo dentro i padiglioni della fiera, non è come sempre eh, così, in questo luogo dedicato agli addetti ai lavori dove va solo chi è interessato, chi è curioso, ma noi organizzeremo una grande mostra a cielo aperto. Nel centro storico di Bologna, nei luoghi più belli di Bologna, il centro storico di Bologna è uno dei più vasti del mondo, eh, con Monaco e Venezia sono pochi comunque, si contano sulle punte delle dita: è un centro storico bellissimo. E nei luoghi più affascinanti ci saranno installazioni d'arte contemporanea. E questa è stata la, eh, come dire, una sorta di piccola invenzione. Sulla basata proprio sulla tradizione, perché il richiamo, io capivo, non essere tanto per un pubblico vasto eh, quello delle opere eh, d'arte contemporanea, ma il richiamo vero era eh, appunto quello eh, di mettere quello che io dicevo prima, lo so fare anch'io, perché chiunque ha visto un quadro di Lucio Fontana eh, se, lo, se lo dice magari tra sé e sé, in grande eh, eh, segreto e silenzio, ha pensato, beh ho capito, quello lì lo potevo fare anch'io, questa è una cosa che abbiamo pensato tutti. Non mi sogno adesso di, di raccontarvi perché eh, Fontana cosa voleva fare, perché se lo facciamo noi non viene mai così. Provate per credere, prendete una boiata da un supermercato, una teletta e provate, vedrete che il taglio vi viene sempre peggio, non vi viene mai così. Non è vero che è, lo, lo potevo fare anch'io. Ma non è questo il tema, il tema è quello di portare questa arte, questo linguaggio che è il, la nostra contemporaneità, cioè che è quello che noi oggi siamo. Dentro a un contenitore tale per cui le persone, le persone normali, noi, le persone, non io che studio quelle cose, ma mh, tanti di voi e tanti amici miei, che vanno il sabato pomeriggio in, in centro a fare due passi, che, vanno, eh, che entrano volentieri a vedere una mostra, ma che non sono gli app si imbattessero in quella che solitamente viene considerata qualcosa di. Complicato. E allora eh, è partita questa esperienza di queste installazioni di arte contemporanea. Appunto ho preso l'esempio di Fontana, che è il più banale che potevo prendere, ma insomma eh, queste, queste eh, opere d'arte contemporanea collocate nei luoghi più eh, eh, prestigiosi, più belli della, della, de, della città. Nel cortile dell'Archiginnasio, nel cortile di Palazzo d'Accursio, dentro ai musei, eh, ai musei universitari, dentro ad esempio, alla, alla, alla sala delle, delle cere anatomiche, che è una cosa meravigliosa. Sembra di essere in un posto magico. Eh, dentro al museo archeologico, eh, nel, in Piazza Maggiore, nella chiesetta che quasi nessuno vedeva e che. In qualche modo è diventata invece protagonista, che c'è la chiesetta dei Carcerati, quella che c'è eh, a Palazzo Renzo, eh, eh, con dentro delle installazioni. So, ha cominciato e eh, spera era una scommessa. Speriamo che eh, questa cosa funzioni, che le persone eh, apprezzino, che vadano a vedere queste cose. Magari una scusa per andare all'archiginnasio, passi di lì e vedi quello. La, e poi organizzammo una... il nome era Art White Night, perché se dai un nome inglese fa sempre più effetto. E allora, perché era una notte bianca, guardate che adesso ci sono notte di tutti i colori, la, quella lì però è stata la notte bianca dell'arte, la, la prima nel 2005 è stata la prima che è stata fatta. E, ed è stata veramente una scommessa, perché il tempo... era... Cioè, Fortunatamente non pioveva quel, quel, quel sabato sera. Erano tutti i musei aperti, era un'offerta per tutti i cittadini, per tutti gli ospiti che venivano da fuori per vedere il centro storico di Bologna girare, certo in gennaio, quindi col, con la pelliccia, però insomma comunque eh, eh, per girare fuori. Casualmente quella, quella notte fu una notte tiepida e meravigliosa e io mi sono commossa perché per le strade di Bologna, quella notte del 27, 26 o 27 gennaio del 2005, e poi del 2006 e poi del 2007 c'erano più di 100.000 persone che camminavano per le strade, entravano nei musei, entravano, guardavano le opere. Questa era un'installazione dell'archiginasio di un artista che si chiama Amac, un artista tedesco, vedete tutta la gente, moltissimi ragazzi. Questa installazione è stata acquistata dall'Università Bocconi e chi va alla Bocconi la vede, è messa a parete non per terra, la vede alla parete eh, della Bocconi. Tanta gente, tantissima gente. Questa è una scultura di Arnaldo Pomodoro eh, nel cortile dell'Archiginnasio. E poi alla fine della Notte Bianca ci furono i fuochi d'artificio e Bologna sembrava veramente in festa ed era veramente una festa dell'arte. Io eh, sono rimasta commossa, dicevo, perché in realtà si è creata un'abitudine per cui i bolognesi e anche tanti ospiti da fuori Bologna hanno cominciato, cioè si aspettavano un, eh, la notte bianca, si aspettavano i luoghi storici abitati. Da opere d'arte contemporanea che non erano estranei, corpi estranei, che non erano difficili da capire, ma che erano arte quella di oggi che parlava e viveva insieme a quella di ieri, che è stata contemporanea ieri, che forse è stata difficile ieri da capire per chi viveva in quel periodo. Charles Baudelaire, il grande poeta francese, eh, che amava Delacroix, eh, non poteva vedere gli impressionisti, ma eh, disse questa famosa frase, eh, ogni epoca ha una sua bellezza e noi abbiamo il dovere di comprenderla. E quindi guardava gli impressionisti, guardava Manè e diceva: Dio, ma che pena! Però zitto, perché quella era l'arte, lui capiva che quello era il linguaggio del suo tempo. Ecco, questa è una delle cose che tengo nel mio cuore più, eh, in modo più caro eh, eh, della, della storia della mia vita. Questi due personaggi che vedete che si applaudono sono quello a destra: si chiama Bill Viola, è il più grande video eh, artista che ci sia vivente oggi. Quello a sinistra si chiama Arvo Part, è il più grande, uno dei più grandi compositori di musica contemporanea vivente. Sono riuscita a farli venire tutti e due a Bologna eh, a fare una serata un unico eh, nel nella loro storia, una serata insieme nella, nella chiesa sconsacrata di Santa Cristina, una serata che è stata, eh, il cui video è stato ricomprato da 40 televisioni nel mondo e la gente veniva venivano di notte da Torino per essere lì. E, e poter partecipare a questa, eh, mh, a questa serata. L'arte contemporanea, quindi, parla a tutti, e io lì ho capito che bisognava semplicemente buttare giù le barriere. Eh, abbattere le barriere perché l'arte contem contemporanea è quella che noi vediamo un bambino io su, concludo con due parole mio nipote lo portavo in giro a, a, con, con, con patatine mh, eh, popcorn coca cola e un, un pezzettino di museo e lui veniva con molto piacere alla quarta volta che lo portavo in giro gli ho detto andiamo in un museo lui mi ha detto sì ma andiamo a vedere delle cose nuove mica quelli che guardano tutti con gli occhi in su che erano i quadri di Guido Reni, perché un bambino di sei anni, eh, quello lì non gli assomiglia, non ha nulla a che vedere con la sua vita, con la sua realtà, con la sua quotidianità, mentre si divertiva in quelli d'arte contemporanea, perché vede, vedeva cose che conosceva. Ecco, quindi l'arte contemporanea è la nostra contemporaneità che ha... Le radici senza l'innovazione. Non potremmo mai conservare questo straordinario patrimonio che abbiamo di tradizione artistica se noi non guardassimo cosa si fa oggi. Allora, con lo stesso spirito così, stando sempre sveglia tre notti, con la stessa scommessa che avevo fatto con Artefiera, la mia collaborazione con Artefiera si è conclusa nel 2012, e sto collaborando a un progetto di giovani critiche, di giovani artisti. Laura Petrillo sta tra Bologna, Sasso Marconi e Londra, che trovo bellissimo questa possibilità di stare tra Sasso Marconi e Londra, ed ha creato un progetto a cui appunto io partecipo, per cui si va ogni anno alle mostre finali delle accademie e delle università d'arte europee, a Londra, a Vienna in Italia e si scelgono, una commissione in cui l'unica italiana peraltro sono io, eh, oltre appunto a Laura che è l'organizzatrice, si scelgono i giovani che, talenti più interessanti che a noi sembrano parlare una, un linguaggio nuovo, che sembrano dire qualcosa di nuovo. E questi noi li andiamo a proporre attraverso delle mostre, attraverso dei video a collezionisti, a galleristi, a musei, a, 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 alle persone che amano eh, e che si interessano di arte contemporanea. Questo, eh, questa nuova scommessa, io sono anzianetta, eh, con dei giovani artisti mi ha dato veramente eh, una nuova carica e vi vorrei dire che l'arte, qualsiasi arte, ma anche quella contemporanea, vi migliora la qualità della vita, credetemi. Grazie.